Bentrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che le Orme arrivano a Schio per una data del nuovo tour Le Orme and Friends. La band veneziana ha annunciato che il progetto discografico e il tour vogliono essere l'ultimo saluto musicale a tutti i fan delle Orme. 57 anni di carriera per dei musicisti che hanno fatto la storia del rock italiano insieme alla PFM, il Banco del Mutuo Soccorso e New Trolls. Per festeggiare degnamente non potevano che invitare a suonare tutti i musicisti che nel corso degli anni si sono avvicendati nella formazione, contribuendo a scrivere tante belle canzoni. Sabato 9 dicembre alle 21 al Teatro Astra di Schio, grande concerto delle Orme. Biglietti su Ticket One. L'8 dicembre torna a Crocetta del Montello il tradizionale mercatino. Dalle 9 del mattino fino alle 17 lungo via Erizzo troverete prodotti tipici, addobbi in vetro, legno e ceramica e ancora idee regalo e tante specialità gastronomiche con i fornitissimi stand a cura delle associazioni e degli esercenti del comune. Dalle 14 animazione con giochi per tutte le età, trucca bimbi e la possibilità di spedire la letterina a Babbo Natale. L'occasione dunque per immergersi nell'atmosfera natalizia con i mercatini di Crocetta del Montello l'8 dicembre. E dall'8 dicembre all'8 gennaio torna anche quest'anno a Treviso, presso la chiesa di San Giovanni dei Padri Carmelitani, la tradizionale mostra dei presepi, una delle più ricche e originali del territorio, con opere di vari autori. La mostra dei presepi è arte, catechesi, poesia, preparazione al Santo Natale per bambini, ragazzi e per tutti. In esposizione scene di grande valore artistico e un forte messaggio catechetico e biblico. L'ingresso è libero. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Winston Churchill. Vediamo insieme la cartolina di oggi di Notes Turismo. Scopriamo le bellezze del Veneto e il fascino unico della nostra regione. Tezze sul Brenta si trova ad una decina di chilometri da Bassano del Grappa, lungo il Brenta ai confini con il Cittadellese. Nel cuore del Veneto, al confine tra le province di Vicenza, in cui è ubicato, e Padova, e poco distante da quella di Treviso. Il territorio sul quale è situato il comune si estende per lo più ad est del fiume Brenta, nell'alta pianura veneta, ai piedi delle Prealpi, in fronte all'altopiano di Asiago e al Monte Grappa. Fanno parte del comune le località di Granella, Stroppari, Campagnari, Cusinati, Belvedere. L'origine del nome di Tezze sul Brenta è da ricercare nel significato della parola tezze nel dialetto locale, ossia fienili. La seconda parte del nome è ovviamente dovuta all'ubicazione del territorio a cavallo del fiume Brenta. Le prime tracce sull'esistenza di insediamenti rurali si hanno fin dal 1374. Tuttavia la nascita del comune ebbe luogo soltanto nel 1805 per decreto napoleonico. Durante il periodo veneziano, fino al 1797, Tezze fu una villa della podesteria autonoma di Bassano, terra exempta et separata dalla giurisdizione delle altre città e sottoposta direttamente a Venezia. Per il territorio e per i cittadini è caratteristico il ponte. Bisogna andare al 1916 per vedere il primo manufatto costruito interamente in legno, un'opera mastodontica per l'epoca. Distrutto nel 1945 per impedire all'esercito tedesco il passaggio, il ponte attuale, lungo 406 metri, largo 10 e composto da 17 campate, risale al 1983. Vale la pena di visitare Tezze sul Brenta per una sorta di caccia alle nostre radici più profonde, quelle che hanno temprato il carattere dei veneti. Notes Turismo oggi ci ha portato a Tezze sul Brenta, un luogo splendido, un ottimo spunto per le vostre gite fuori porta in Veneto. È tutto, arrivederci.